quattro mesi, è una vergogna totale, è una vergogna in tutta la provincia di Messina e solo il comune di Mistretta. Vi dovete vergognare. La protesta dei dipendenti comunali di Mistretta è esplosa questa mattina. Reclamano il saldo delle spettanze relative ai mesi di gennaio e febbraio e della tredicesima mensilità 2018. Questa mattina hanno occupato l'aula consiliare, seppure la mobilitazione non ha carattere ufficiale, interfacciandosi con il presidente del Consiglio, Felice Testagrossa, che ha spiegato loro la situazione, cercando una mediazione e chiedendo di attendere fino a giovedì eventuali sviluppi. Una cosa veramente inaudita, indegna. Indegna oggi ancor più rispetto a ieri, perché? Perché sembrerebbe, così mi è stato riferito, ma non ho motivo di non crederci, che sotto l'aspetto tecnico tutti gli adempimenti sono stati già posti in essere. Che voglio dire? Che non ci sono responsabilità oggi attribuibili né all'amministrazione comunale, quindi all'organo attivo, fortunatamente non al Consiglio Comunale, che è da sempre stato additato come il maggiore dei mali. Ogni responsabilità era del Consiglio Comunale. Sembrerebbe che neanche responsabilità sono attribuibili al Consiglio Comunale. Apprendo che non ci sono responsabilità neanche attribuibili all'ufficio, il cui ufficio ha già predisposto tutti gli atti e li ha inoltrati all'istituto bancario per l'emissione delle somme che serviranno per pagare gli stipendi. È ovvio che i ritardi ci sono stati, la situazione economica del Paese la conosciamo tutti. Questi ritardi nell'approvazione dei bilanci sicuramente è il vero motivo per cui oggi noi ci troviamo in questa terribile situazione. E se volete, a voi lo posso dire, cosa che non ho detto ai dipendenti comunali, ma perché il mio pensiero è conosciuto da tutti, la responsabilità principale per cui oggi questo ente si trova in una situazione così, dal punto di vista economico, deficitaria, è il mancato avvio del piano di riequilibrio. Il Consiglio Comunale ha cessato le funzioni proprie del Consiglio Comunale. Dicevo prima, siamo nel periodo bianco, quindi non andrà a deliberare più nulla, non andrà più a convocarsi, a riunirsi se non per atti urgenti. Voglio premettere che per me quello loro, il loro problema, è un problema urgente, per cui nel momento in cui questo problema non si risolverà di qua a giovedì, venerdì, convocherò un consiglio comunale in seduta straordinaria urgente. Il sindaco Liborio Porracciolo ha manifestato la sua vicinanza ai lavoratori in protesta, dichiarando però che l'ente ha disposto i mandati di pagamento che avrebbero dovuto essere liquidati utilizzando le anticipazioni di tesoreria regolarmente concessa.